enti locali e spending review. Si è svolta il 10 settembre una seduta straordinaria congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali. Le due assemblee sono chiamate a confrontarsi sullo stato degli enti locali in seguito all'approvazione del decreto legislativo 95/2012 sulla spending review. Durante il dibattito è stato espresso rammarico per la scelta della decretazione d'urgenza che impone tempi brevi e limitati margini di iniziativa alle autonomie locali. Settimana in consiglio. Nella seduta dell'11 settembre è iniziato l'esame del disegno di legge sul riordino degli enti locali ed è stato approvato il rendiconto finanziario 2011. Il 12 settembre il Consiglio regionale ha ripreso l'esame del provvedimento di modifica della legge urbanistica. Nel pomeriggio ha discusso e votato 4 ordini del giorno, approvati 2 documenti per la ciclovia del fiume Po. Sull'Expo Milano 2015 ha approvato il documento della maggioranza, respinto quello del Movimento 5 Stelle. Memoria storica della Resistenza. È ospitata fino al 22 dicembre al Museo del Carcere Le Nuove di Torino la mostra Resistenza, Società e Costituzione, Testimonianze di Libertà, realizzata dall'Associazione Onlus Nessun Uomo è un'Isola. Patrocinata dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, la rassegna raccoglie testimonianze, documenti e proposte con l'obiettivo di promuovere la memoria storica del periodo. Pianeta Urania. Una rassegna dell'altro mondo è l'espressione che sorge spontanea scorrendo le proposte della Biblioteca della Regione a Torino per i mesi di settembre e ottobre. È visitabile fino al 13 ottobre la mostra Pianeta Urania, che propone una selezione di albi che hanno fatto grande la collana editoriale Urania, con una raccolta di romanzi e riviste di fantascienza. Le conferenze del mercoledì fino al 10 ottobre sono legate al tema della mostra e all'astronomia. Un'aguglia nel cielo. È stata inaugurata il 10 settembre all'URP del Consiglio regionale la mostra pittorica 1862-2012, Un'aguglia nel cielo. Curata dall'Associazione Artistica Andrea Zerbino, espone 36 opere dedicate ai 150 anni della Mole Antonelliana, un tributo al monumento più importante di Torino. Rimane aperta fino al 10 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.